Ciao da ragazzi, sono Arcadian Hammer, benvenuti sul mio canale YouTube. Siamo qua da Venezia 81 e siamo qua per parlare dei film che escono in anteprima, tipo Joker, Follia 2, Quir di Guadagnino, The Order, Oggi Iddu, Maria di Pablo, La Rain. Sono quasi tutti sul canale e ci saranno. Poi manca Baby Girl, El Joker, eccetera. Quindi iscrivetevi solo per questo, puntiamo ai 2000 iscritti entro fine anno, va bene? Non so ancora chi sono i vincitori, visto che registro questo video il 6 pomeriggio tardi, e domani è l'ultimo giorno, va bene? Detto ciò, parliamo di Iddu, di Grassadonia e Piazza, due registi che non conosco ma che hanno fatto già film sulla Sicilia, e infatti il film è tutto in siciliano, o quasi, ed è interessante perché questo ti immerge già nell'opera e nella sicilianità, che non è mai una brutta cosa, soprattutto nei film, che è molto caratteristica. Detto ciò, mi è piaciuto, quindi è uno dei pochi, uno dei due o tre che mi è piaciuto di tutto il festival, che trovo molto mediocre. Poi farò un video al riguardo del perché non mi è piaciuto, farò anche la classifica dei film che ho visto, saranno sui 45, corti compresi e documentari. E quindi adesso iniziamo subito. Iddu, Grassadonia e Piazza hanno fatto un'opera diversa ma simile a quello che ci aspettiamo. Alla Gomorra, alcuni vorrebbero dire, cioè sulla mafia, su questo latitante, che è questo boss della mafia nei primi 2000, di cui non ricordo il nome, molto importante, interpretato da Elio Germano, e la caccia della polizia, grazie anche a un servillo sempre bravo che fa l'informatore, essenzialmente aiuta la polizia, anzi i servizi segreti, a prendere questo tale. Non farò spoiler, anche se è sempre la stessa storia, quindi torniamo al punto di prima, ma allo stesso tempo è interessante il punto di vista, che è quello di Tony Servillo, che è quest'uomo che è appena uscito da prigione, dirò solo questo, ha una vita distrutta, perché è stato essenzialmente accusato di essere un mafioso e quindi ha perso i suoi contatti e ha perso il tono che aveva con una famiglia che lo schifa, un po' tutti, ma può ancora riconquistarsi un posto nella piccola cittadina dove sta, insomma, perché era un tempo era il preside, perché era una figura di spicco di quel paese. Adesso non è nessuno, non è neanche, non sta neanche in politica, eccetera. Quindi il suo punto di vista è interessante, ma il film riesce benissimo a esplorare più punti di vista: quello di Germano, quello della polizia e quello di Servillo, e quindi anche il nostro, che è il quarto punto di vista, che abbraccia un po' tutto il film, con un finale davvero, davvero intenso. Voglio concentrarmi prima sulla sceneggiatura della regia. Mi è piaciuta molto perché è cupa, cupissima, ma non si masturba stile Quir di Guadagnino, ed è molto sul pezzo, molto veloce, molto ritmata, quindi tu entri nella storia. Corri insieme a lei e salti da un punto di vista all'altro, ed è molto efficace questo tipo di regia e fotografia. Gli interni sono molto cupi a loro modo, ma anche di giorno, e gli esterni al pari, ma in modo diverso. Ed è molto interessante, molto intrigante l'aspetto visivo e registico, un film che merita sicuramente questa menzione d'onore. Non è Barry Lyndon, ma è girato molto molto bene per il film che vuole essere, anche perché il montaggio ha un ruolo fondamentale, funzionale, e che collega benissimo queste tre storie diverse, che sono 2 più 1 in realtà. Questo c'è da dire. Poi andiamo sulla storia, perché, no spoiler, abbiamo il centro di tutto, che è il nostro Servillo, che fa l'ennesimo ruolo diverso, nel senso che si fa il napoletano che viene da Castellammare di Stabia, ma lo fa in un contesto dove non è quello brillante di cui rido io, e non è neanche il mafioso, diciamo, che alza la voce, no, no, è un povero diavolo. Dicevo, è un povero diavolo che sta in mezzo agli ingranaggi. E quali sono questi ingranaggi? Abbiamo da un lato, dicevo, se mi fanno finire, due ingranaggi, quelli della mafia. Niente. Vabbè ragazzi, ci ho provato, qua è l'unico posto disponibile, facciamo questi 3 minuti e andiamo. Allora, ingranaggio fra la mafia, che è Germano, interpretato abbastanza bene, anche se non mi ha fatto impazzire, perché è un po' monodimensionale nel suo essere il tipico mafioso che ti guarda male e ti fissa. L'altro lato invece è sicuramente
la polizia, che è cattiva e crudele quanto la mafia. E anche nella polizia ci sono diversi esponenti, c'è la donna che è molto brava, che fa un tipo di poliziotto che vuole andare un po' contro le regole, che vuole scavare dentro il sistema che è corrotto, a differenza di altri personaggi. Quindi funziona tantissimo la parte della polizia, perché ovviamente lui sta nel mezzo, no? Spinto un po' da una parte e un po' dall'altra, perché il suo destino è in parte segnato, non vi dico come va a finire, perché è molto interessante proprio la scena finale, e c'è spesso, no in realtà non spesso, ogni tanto il voice over, perché Lettere siciliane, che è il titolo che hanno dato in inglese, funziona perché c'è uno scambio di lettere, di pizzini, no? Che porta un po' al patrino, no? Ok, quindi funziona tantissimo questa roba qui. E poi che altro dire? Gli attori sono bravi, per me Servillo è stato bravissimo, perché riesce a essere piccolo ma importante allo stesso tempo, piccolo come personaggio perché è incastrato, non ha il potere di altri, ma riesce a essere affascinante. Lo dicevo, piccolo diciamo come personaggio, come potenza, come livello di manipolazione e forza, ma che è affascinante. Servillo è bravissimo giocando fra il napoletano e la lingua italiana, questo è fondamentale. Per il resto che vedo dei ragazzi, non so più dove stare perché qua arriva gente, comunque meno degli 8 minuti classici, mi dispiace. Super consigliato, andate al cinema a vederlo quando sarà e ci becchiamo. Iscrivetevi, ciao.